questo video è indirizzato al Ministro dello Sport, al Ministro della Salute, al Presidente del Consiglio e ai signori membri del Comitato Tecnico. Buonasera, sono Emanuele Giordano. Senza annoiarmi con il mio curriculum, sono un maestro di karate stile Shoryu e sono referente nazionale per il karate tradizionale di Okinawa presso il SEA. Primis, sono qua per ringraziarvi per l'enorme e difficile lavoro che state facendo per tutti noi. Venendo allo scopo di questo video, sono qui anche per dimostrarvi come la pratica del karate sia in realtà una pratica sicura, perché si può fare in un distanziamento, e come le sedi delle associazioni sportive siano in realtà un luogo sicuro. Come potete vedere, il karate si può praticare tranquillamente a una distanza superiore ai 2 metri e con l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, come mascherine. In questo caso i miei allievi stanno usando mascherine chirurgiche o mascherine FFP2, come quella che indosso io. Al fine di ridurre ogni rischio, mantenendo la distanza di 2 metri, si possono infatti fare diversi esercizi, come i kata che stanno eseguendo adesso o come altri esercizi che vedremo più avanti. L'utilizzo di questi dispositivi di protezione individuale e la distanza durante la pratica rende la pratica del karate sicura. Tutto ciò si aggiunge ai protocolli nazionali, regionali e comunali, nonché ai protocolli delle federazioni e degli enti di promozione sportiva. Oh, Roku, Seichi! 8, 3, 4, 5, 6. È sotto gli occhi di tutti ciò che avviene nelle strade, tra i più giovani, i ragazzini, i bambini. Privi di nessun controllo si creano sembramenti e i ragazzi non usano dispositivi di protezione individuale. Qui invece sono controllati, vengono seguiti tutti i protocolli, i protocolli nazionali, regionali e comunali, nonché vengono utilizzati dei controlli da parte nostra, come abbiamo già detto prima, ad esempio il distanziamento con l'uso dei dispositivi. Chiudere le associazioni sarebbe un errore. Perché? Perché queste persone, parlo sempre dei più giovani, andrebbero ad aggiungersi ai loro amici, ai loro compagni, in mezzo alle strade, dove nessuno li potrebbe controllare. Per dimostrare un po' di forza di volontà, anche la pratica a contatto può essere fatta previa igienizzazione delle mani e con l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, in questo caso mascherine FFP2 o comunque da chirurgica a superiore. Quindi ribadendo, la pratica del karate e delle arti marziali in generale può essere fatta in totale sicurezza anche in questo difficile periodo storico. Basta responsabilità e rispetto per le regole. Grazie.